Buongiorno! Oggi inizio il video a pranzo invece. Non so, adesso mi piace variare invece di iniziare sempre al mattino per forza. Volevo condividere con voi questa giornata, vabbè è già iniziata quindi ci vediamo anche domani mattina. Per pranzo adesso molto velocemente mi sto facendo questa piada che stamattina sono andata a fare la spesa al Lidl. L'ho già pubblicata sui social, comunque magari faccio vedere anche qua più o meno cosa ho comprato. Le piade sono queste qua, sono semplicemente piadina all'olio extravergine, non sono integrali. E ci metterò, allora, sempre per la questione non buttiamo via nulla, mia nonna ha delle sottilette che non è che mi facciano tanto impazzire, ma le utilizziamo. Qua ho della verdura che devo assolutamente finire. E ho del prosciutto cotto che ho preso in offerta alla Lidl. Pranzo molto easy, veloce e però buono. Mi piace tantissimo poi. E cos'altro? Allora, adesso appunto faccio questo pranzo in fretta perché poi vado da una mia amica che mi ha chiesto: Chiara, ti va oggi di andare in bicicletta? Io, perché no? La mia bici in effetti è a casa sua perché poco tempo fa abbiamo fatto la stessa cosa. Quindi facciamo un po' tutto così, recupero anche la bicicletta. Serve che carino. Quindi il workout oggi sarà bicicletta e poi se torno a casa, quando torno a casa e ne ho voglia, pensavo di fare comunque qualcosa di upper, ecco. Ora di andare. Give myself to you, myself to you, myself to you, my. Give myself to you, myself to you, myself to you, my. I've been thinking day after day, like what does she want from me? Sono arrivata, finalmente. Sono passata a casa mia, che mamma mi ha lasciato un po' di cosette. Mi ha lasciato un po' di cose da mangiare sempre. E adesso facciamo un pochino di cosette. Vabbè. Oh, facciamo una bella luce questa qui per il vlog. Facciamo oggi ho comprato alla Lidl una melanzana e delle zucchine, le cuciniamo tutte quante nel forno e così ce le ho pronte come contorno per la settimana, insomma, quando mi va. Poi magari prenderò un po' di insalata da casa, che domani vado a pranzo a casa. Prendo un po' di insalata e così, insomma, c'ho anche quella verdura lì. Una buona abitudine che sto perdendo qua è il togliermi le scarpe, a parte adesso, subito appena entro, lo faccio fare anche ai miei amici quando vengono, perché così è una buona cosa per non portare in casa troppo sporco. Infatti già anche a casa degli altri amici lo facciamo solitamente. E insomma, magari poi quando avrò una casa mia acquisterò comunque delle ciabattine da dare. E insomma, per non stare proprio, insomma, scalzi così, poi è un buon modo per tenere più pulito. Non so se sentite il casino, ma ho appena chiesto a mamma se per il fornetto per le verdure devo mettere il forno ventilato. Mi ha risposto subito e ho detto: mettilo ventilato. Infatti si sente un bel rumorino. Comunque, mentre che cucinavo, però qua è buio, io non so se si sente o meno, che palle. Vabbè dai, sopportate un attimo. E come volevo dire? Comunque, io ho dormito, sono qui da nonna da 3 settimane e mezzo e ho dormito qui da sola solo una volta la settimana scorsa, sono tutte le altre volte comunque vado dal mio ragazzo e ho obbligato lui a venire un'altra notte perché non ce la potevo fare, avevo bisogno di qualcuno. Io sono già abituata comunque a stare in casa da sola perché e in casa mia, insomma, ci sto più o meno a dormire se i miei non ci sono, però non so, qua c'è un pochino più di ansia. E stanotte, l'altra volta ho dormito tutta notte con la TV accesa e ora raga, sigillata in camera. E adesso, vabbè, stasera vediamo. Comunque, per tenermi un po' di compagnia, c'è un moscerino. Cacchio, l'ho acchiappato. Mi è sfuggito.
ho messo delle musiche dei cartoni animati adesso per tenermi compagnia su Spotify. Non prendetemi in giro, sono messa così. Comunque qua abbiamo melanzane e zucchine con sale e olio, che poi regolerò una volta cotti, quando poi li mangio nei giorni, regolo di sale e olio. Ah, c'è uno scarpone! Aiuto! Fermo, fermo, fermo. Aspetta, fatti uccido. Comunque oggi, come avete visto, ho fatto il giro in bici con la mia amica, ci siamo prese un gelato ai Giardini Margherita. Non so se siete mai stati a Bologna, ma sono i giardini della mia infanzia, per una volta abitavo proprio lì vicino, ero sempre lì. È stata una bella emozione perché da tanto non ci andavo. Comunque ho preso un ghiacciolo artigianale a 2 euro al kiwi, era buonissimo. E poi mi sono mangiata una barretta, come avete visto, di quelle lì, di Bulk Powders. E quella lì mi piace veramente tanto. Comunque adesso me ne arriveranno di nuove, che non ho mai provato, e vi farò sapere. Inoltre, domani, vabbè, voi quando vedete il video saranno già state lanciate 2 nuove barrette di gusti nuovi, perché al comprare le Bulk Powders la scorsa settimana, perché voi vedrete il video che sarà già stato, oggi è martedì 24 settembre. Comunque adesso voglio preparare un altro dolce. Ho una gran voglia di fare dolci, ma questa volta lo voglio fare un po' meglio, perché voi, vabbè, non ve l'ho fatto vedere su YouTube, però l'ho postato su Instagram, un dolce molto proteico e con pochi carboidrati, insomma era più o meno tutto però con abbastanza grassi. Ho usato le proteine in polvere, ma viene molto secco con le proteine in polvere, quindi ho bisogno di mettere più farina o comunque mettere più grassi, non lo so, perché ce n'erano un bel po', devo dire. Cioè tipo per 100 grammi erano 16 grammi di carboidrati, 15 grammi di proteine e 13 grammi di grassi. Comunque me lo sono mangiata un po' tutti quanti i giorni, però questa volta lo voglio fare un pochino fatto più in modo classico, ecco. E userò come dolcificante la marmellata che ne ho qua in casa, che se no non so come consumarla, ce l'aveva mia nonna, e quindi metterò un quintale. Poi mi sono presa una ricottina da casa e ce la metto dentro, anche del Philadelphia. Sì. Poi ho portato della farina di cocco e della farina di mandorle, che ho sempre a casa, le ho portate e caccio tutto dentro. Ovvio. Allora, ho infornato il dolce, non vi ho fatto vedere perché era un po' complicato e non riuscivo a trovare una buona posizione, una buona luce. Comunque la ricetta ve la lascio qua, tanto l'avrò già postata su Instagram. Io spero sia venuto bene, perché ora ve lo dico, ancora si deve cuocere. Speriamo bene, perché delle volte, perché io sbaglio, faccio a naso, cioè perché la ricetta si fa così, cosa vuoi che cambi? Solo che più delle volte nel forno a casa però non si cuociono i dolci, certe volte succede, molto spesso. Qua lo scorso dolce l'ho fatto a naso, quindi mi confido bene. Comunque le verdure sono venute stranamente. Poi adesso mangio un po' di lenticchie e finisco l'affettato di oggi a pranzo, perché mancava una fetta, non mandava. Le lenticchie me le ha fatte mamma, quindi ne ho prese un po'. Ora per il dolce ci siamo quasi, però devo dire che sta rimanendo un po' molto umido dentro. Forse l'ho fatto troppo liquido. E vabbè. Comunque, volevo farvi vedere che ho preso alla Lidl questo qua, che è semplicemente tagliata di petto di pollo, non è il massimo, comunque è 95% petto di pollo. Sono 500 grammi e adesso cerco di porzionarli un po' come posso, perché non mi conviene congelarlo tutto insieme, perché dopo suddividerlo è più complicato, quindi cerco di fare delle porzioni da 120 grammi, un po' così. Adesso vedo e poi lo tengo in freezer, me ne porto, mi sa, un pochino domani a casa, che sono a pranzo dai miei. E c'è la fregola con mamma, ho visto che mi stava cucinando, facendo tipo una simil caponata. Ok,
La torta secondo me è venuta molto bene, un po' molto umida dentro, e però io secondo me erano strane le farine che avevo io, sicuramente se usate la classica farina di mandorle e di cocco viene diversamente. Qua abbiamo albume che sono riuscita a arrotolare e dentro c'è un po' di cioccolato fondente. Qua c'è latte e caffè e qua sto finendo la prima stagione di Riverdale. Allora, prima di concludere il video vi voglio mostrare un oggetto che mi ha aiutato in queste settimane qua da nonna. Devo dire che è cascato proprio a fagiolo e da un po' l'ho mostrato su Instagram, ma dovevo comunque realizzare qua un video su YouTube e devo dire sono veramente molto contenta di come fa il suo dovere. Io sono una persona a cui piace tenere la casa pulita e diciamo che questo robot qua mi sta aiutando un sacco, io lo lascio andare e lui si fa le stanze, si fa anche tutta a casa, si può programmare stanza singola, sa tornare a casa sua a caricarsi. Adesso vi faccio vedere delle clip che ho girato in queste settimane. Ho deciso comunque di valutarlo per bene, di vedere come lavorasse, infatti i primi giorni l'ho seguito proprio, dicevo vai, vediamo se fa tutto quanto, e fa proprio anche tutti gli angolini, si può proprio programmare, ci sono insomma vari programmi, io non ne ho utilizzati tanti perché comunque lo lasciavo andare in una stanza, lo chiudevo lì dentro anche per una mezz'oretta, così insomma sono sicura che faccia tutto per bene. Tipo un giorno faccio sala cucina, l'altro giorno faccio camera da letto, bagno e l'ingresso che c'è lì, quindi insomma suddivido un po' i giorni così, non lo faccio andare tutti i giorni, magari un giorno o due faccio perché lava anche. Questo ve lo faccio vedere, adesso vedete delle clip, è molto semplice, molto intuitivo, basta per lavare aspira sia la polvere, quindi spazza e lava anche, potete fare proprio anche tutto in una botta sola diciamo, però io consiglio proprio, vabbè se lo fate andare tipo tutti i giorni comunque la polvere ve la toglie tutta, però se è la prima volta che lo fate andare oppure sono dei giorni che non lo fate andare e volete fare direttamente spazzata e lavata, secondo me ecco, è meglio fargli fare prima una passata di pulizia per bene dove spazza proprio tutto quanto e poi agganciare dietro, perché praticamente dal davanti pulisce, sono tutte le sue spatoline, dal di dietro poi passa e lava con questo straccetto che si attacca dietro. Io ho riempito con il serbatoietto di acqua calda e un po' di detersivo e se lo lasciate andare una mezz'oretta in una stanza abbastanza grandina, io ho il salotto e la camera da letto sono abbastanza grandini qua da mia nonna e comunque insomma 30 minuti si inzuppa, cioè l'acqua poi viene assorbita tutta quanta dal panno e cioè alla fine fa una stanza se lo lasciate andare 30 minuti, se invece volete farlo andare un po' di meno, comunque vi fa tutta casa, no, ecco, bisogna, secondo me fare stanze è un buon modo per pulire per bene. E per pulirlo è veramente semplice e infatti mi sono trovata molto bene anche seguendo un po' le istruzioni, però è abbastanza intuitivo. Bisogna pulire per bene tutte un po' anche le spatoline, cioè, e come vedete la polvere è tanta, quella che prende. Se la fate andare tutti i giorni secondo me non c'è assolutamente problema. Io chiudo le porte e per farlo stare in una stanza, se no potete proprio mettere anche il programma stanza singola e potete per esempio farlo andare se state fuori, ecco, tutta una giornata lavorativa di 8 ore, io non mi fido del tutto, vabbè che comunque dopo 2 ore si spegne perché si scarica un'autonomia di 2 ore. Niente, non bisogna lasciare fili, cose che si possono andare a incastrare con i robot, mi è successo, si è portato in giro questo qua, stava lì e per sbaglio non ho chiuso per bene, comunque non l'ho spostato, a una certa l'ho sentito fare casino, si era bloccato e se l'era portato tutto sotto il letto, qua. E è stato divertente. Comunque, sono a fuoco. Comunque insomma è super consigliato e mi hanno lasciato anche un codice, quindi se foste interessate o interessati, ma c'è anche qualche ragazzo interessato ad acquistarlo, vi lascio il link in info box e potete inserire un codice. Io adesso non so dirvi di quanto sia lo sconto perché non è ancora valido nel momento in cui sto registrando il video, lo sarà quando verrà pubblicato. Ah,
quando appunto verrà pubblicato il mio video, quindi dovete andare a vedere voi lo sconto. Comunque vi posso dire che è veramente un buon prodotto. Io quando nella mia vita, insomma, i miei hanno acquistato un altro paio di quei robot anni fa, quindi comunque erano cose diverse e più o meno, sì. Devo dire che questo qua sono molto contenta, l'unica cosa che non rispetta i canoni descritti è che è molto silenzioso, c'è scritto. Si può addirittura dormire, non è vero, cioè si può fare l'abitudine, però sicuramente se mi passa in camera, vabbè che mi addormento con qualsiasi cosa, però dipende, ecco, come vi addormentate voi, cioè mi addormento con la TV accesa così, però quello di sicuro non è un suono molto piacevole, perché se lo chiudete in una stanza sicuramente non vi dà fastidio. E l'unica cosa magari sentite qualche volta stumf stumf, perché ha i sensori, delle volte funzionano, delle volte sentite ting, però è fatto apposta con una molla che comunque se sbatte attutisce il colpo, ma non è che ti dà delle botte, bam! Un altro punto è che ovviamente ha un diametro, ha una dimensione e se ci sono degli spazi in casa vostra, come anche in casa mia, e più piccoli rispetto alle dimensioni del robot, ovviamente lui non ci entrerà mai. Quindi lì bisogna andare poi con uno Swiffer, un aspirapolvere. Comunque niente, fatemi sapere se vi può essere, vi interessa anche a voi. Sono stata veramente felice. Come sapete, io ho avuto delle delusioni per delle collaborazioni che mi hanno inviato delle cose che poi sono risultate non fate bene. Questo qui posso dirvi finalmente che è un buon prodotto. Poi magari voi avete dei cosi fatti meglio, non lo so, mi dite guarda quello lì non è buono, però io mi sono trovata bene, che vedevo di. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero sia stata interessante questa parte in cui vi parlo un po' di come tengo pulita la casa, dato che nello scorso video vi ho fatto vedere come mi organizzo per quanto riguarda cibo e sprechi. In questo caso vi faccio vedere come riesco a mantenere la casa abbastanza pulita. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, e un bacio, ciao!